ancora qualche secondo, si parte in questo momento, ma c'è la palla gestita subito da Brolli. Attenzione, palla in avanti persa con Del Vecchio, che può ripartire. Siamo al limite, attenzione, perché la palla è ancora al centro. Ekel! È la palla che si alza pericolosamente sulla traversa di Guddo, il terreno scivoloso. Parte Pancotti, la palla al centro, resta a metà, il colpo di testa di Touré. Intanto c'è Haberman che gestisce il pallone. Rilancio lungo verso Ekel. Ekel va a prendersi questa palla. Attenzione perché siamo al limite. Trova lo spazio. La conclusione che termina non molto lontano dai pali di Guddo. Ancora il numero 97 che prova a scendere palla al piede. Siamo al limite dell'area. Spostati sulla fascia. Poi palla per Zupel. Adesso sì, ancora al limite per Ekel che col tacco invita Giarreta a salire. Il cross di Giarreta però per Teixeira è lungo, arriva su Falvino sul secondo palo e spedisce lontanissimo dai pali di Guddo, che intendeva servire Ekel, e ci arriva in un secondo momento. Ancora il 10 per Milani, che ha provato ad andare via. Ottimo l'intervento di Brolli. E allora c'è la ripartenza di Bernardi, ma attenzione perché ancora lotta e ottiene palla Ekel. La conclusione della palla che sfiora la rete. Siamo quindi quasi al 55esimo minuto, mancano pochi secondi, con la battuta del calcio di punizione di Brolli, che però viene chiusa. Ancora attenzione perché si materializza un 4 contro 1, anzi 4 contro 0, perché va verso la porta, la va per chiudere Bitti. Cervellini, che farà, che uscita di Cervellini a 10 secondi dal termine. Allora andrà la battuta a Brolli, che rilancia a lungo verso un suo compagno che la controlla con la mano, ma è l'ultimo atto della gara perché finisce qui la Folgore, passa il turno.